Ed eccoci al primo giorno dopo la prima notte. Ivona, ovviamente, essendo una donna, ha anche i suoi momenti per lei. It's okay? No, it's not over. It's not? Mi ha detto che non ha finito, ma mi sa che si sente un po' timida con me che faccio il video. Ma lei lo sapeva, ovviamente, che avrei fatto il video. Mi ha gentilmente preparato la colazione. Questo è dove Ivona ha passato la notte. C'è il suo letto. Come potete vedere, siamo in un'area di sosta dei tir. Ce ne sono tantissimi che passano. Devo dire che comunque è un'area di sosta molto curata, pulita. Ieri abbiamo trascorso la cena là in quel tavolino che si vede in fondo, e adesso in pochi minuti ci metteremo in partenza. Tempo di preparare il camion. Come vedete, Ivona sta preparando il camion e tra poco partiamo. Oggi dovremmo arrivare a destinazione finale Barcellona, dove cambieremo poi di fatto il rimorchio. Andremo a scaricare il nostro rimorchio e ne prenderemo un altro, quanto pare fosse già carico. Però questa è un po' la parte divertente di questo lavoro, cioè che non si sa bene cosa si caricherà e cosa si trasporterà. Ivona, yes. Sam, are you ready? You're done almost? Yes, I'm nearly done. I can start the engine. Ok, siamo pronti per... We got the coffee to drink. Yes. Quindi adesso facciamo riscaldare il motore e poi siamo pronti per partire. Allora, ieri abbiamo guidato per 750 km, o meglio, ho guidato Ivona. È 9 ore e 50, perché due volte a settimana si può guidare per circa per 10 ore, quindi ieri abbiamo utilizzato uno dei due giorni settimanali. E adesso Ivona ci spiega un po' quello che facciamo. Can you explain me what we will do? You're going to drive. Yes. Simple as that. Yeah, so we are heading... Did you check the truck? Yes. I checked the fuel tankers and they are alright. And the tires are alright and the curtain is alright. So basically everything is alright, we are safe. Okay. And we can go. And my mirrors are clean already. Okay, so perfect. So I can drive without any problems. And we had a coffee. Yes. Actually, I had a coffee because Claudio didn't like me. No, it was good, but I will drink later. Yeah, it doesn't matter, I didn't make it. This coffee machine didn't make it. Okay, so Ivona, one moment, I will translate. Alright. Mi ha spiegato che praticamente ha fatto il controllo di tutto il camion, ha controllato che i pneumatici sono in regola ancora oggi, perché il problema è durante la notte possono essere furti, danneggiamenti, ha controllato che il carico è tutto a posto e anche il carburante è ok. So we are ready to go. Yes, we can start our program, Taco. Qui abbiamo il tachigrafo. Yes. Che bisogna, diciamo, far partire. So we are free to go. Ok. E siamo pronti per andare. È tempo di musica. Music time. It's not so fast. No, il camion mi fa fatica a salire. I'd love to overtake, but I can't. You're too heavy. Yes. Ivana dice che non riusciamo ad andare molto veloce perché siamo troppo pesanti. You can put music, no problem. Ci siamo dovuti fermare dopo un po' di divertimento, è arrivato il momento di tornare a lavorare perché abbiamo un problema con il tetto, si sta aprendo per colpa del vento e quindi adesso Ivana mi diceva che dobbiamo lanciare una cinghia dall'altro lato del camion per mettere in sicurezza il telone.
quindi adesso ci siamo fermati in questa area di sosta per camionisti. Comunque in Francia sono tutte veramente molto belle. Adesso lei mi diceva che proverà a lanciarlo, vediamo se sarà fortunata oppure no. Ecco, adesso il vento è calato e quindi dovremmo essere fortunati e dovremmo riuscire a lanciare nel modo corretto la cinghia. Eccoci qua, ottimo lavoro, brava Ivona, well done. E adesso è il momento di stringere il tutto in modo tale così il nostro telone non rischia di volare. Mi diceva che spesso e volentieri questa zona della Francia è molto ventoso, quindi è meglio fermarsi adesso che non c'è tanto vento, in modo tale che più tardi non avremo problemi eventualmente. È tempo di fermarsi, abbiamo mezz'ora. Ivana sta portando l'acqua per pulire. Ah, oh, shower? Yeah. Ok. Ah, queste sono le docce per i camionisti. Come vedete, praticamente quando si ci ferma è come se fosse un picnic ogni giorno, un po' come in campeggio. E adesso mangiamo qualcosa di leggero, abbiamo mezz'ora perché ci siamo già fermati prima per un quarto d'ora, quindi dobbiamo essere veloci, mangiamo l'insalata, un po' di formaggio con il miele, un po' di cose leggere e siamo pronti per ripartire poi. Ecco come si pulisce l'insalata. Ivana sta dicendo qualcosa in polacco, probabilmente per i suoi fan. Spero che si sia sentito. E adesso poi siamo pronti per mangiare. Abbiamo finito, è il momento di pulire. Sì, lo sta facendo lei, ma è soltanto per scena, non vi preoccupate perché poi lo faccio io. Anzi, Ivona voleva dire qualcosa per i suoi fan. Say something for your fans. В конце выполняю какую-нибудь бабскую работу. Окей, non ho capito niente, ma va bene lo stesso. Ok, abbiamo comprato le cozze per questa sera, anche perché Ivona sa dove comprarle. E poi forse mangeremo anche le ostriche fresche. Quindi, tutto questo sarà cucinato da qualche parte e faremo una pasta con le cozze fresche. A più tardi. Are you ready to eat? No, not really. And no champagne. No champagne, yes, we have to buy. Dobbiamo comprare lo champagne. Dopo circa 7 ore e mezzo di viaggio e in totale abbiamo percorso tra ieri e oggi quasi 1400 km. Qui il viaggio sta proseguendo bene. Oggi è tutto bene, tutto a posto. E tra altre cose sto insegnando a Ivona un po' l'italiano. Ivona, introduce yourself. Ciao, sono Ivona, camionista professionista, and I'm trying to learn some Italian, and I know already this arancia, banana, okay. Dolce, orcetto, bravissima, biscotto, ok, acqua, and bosco, and Alberto. Non è Alberto, it's albero. It's like Alberto for me, and some other stuff that I don't remember right now, okay. Sorry. Ha detto che I'm doing my best. Esatto, ha appena detto che sta facendo del suo meglio per imparare l'italiano e così almeno cerchiamo di passarci un po' la giornata che è sempre lunga, sono più di 7 ore e mezzo che siamo per strada oggi e troviamo un po' il modo per allietare il nostro viaggio. Ok, siamo arrivati vicino a Barcellona, questa è la nostra area di sosta dove Ivona trascorrerà la notte, qui c'è anche l'hotel dove andrò io, quindi è tutto vicino. E tra poco mangiamo le cose che avete visto, cioè mangeremo le ostriche e le nostre cose buone, pasta con le cozze. Li stiamo osteggiando. Ok, il nostro... right. We're going to have the internet here. Ok, perfetto, qui possiamo anche avere internet sul camion perché siamo vicini a questo posto e quindi possiamo uploadare il video. Ciao a tutti!